perdona gli altri perché tu stesso sei stato perdonato da Dio. È questo il messaggio fondamentale trasmesso dal Vangelo di oggi. Il debito che il Re perdona è molto grande, ma ciò che stupisce è l'orgoglio del servo condonato che non riesce a sua volta a perdonare il suo simile. Le nostre azioni possono essere caratterizzate dagli stessi sentimenti. Accusare un altro non tenendo conto dei nostri errori che magari potrebbero essere ben più grandi di quelli dell'accusato. Meditiamo oggi sulla nostra debolezza e perdoniamo di cuore chi sbaglia nei nostri confronti. Sei riuscito mai a perdonare qualcuno che ha sbagliato verso di te? Sei mai stato perdonato da altri? Con quali sentimenti hai vissuto questo perdono?